Ciao a Ciao a tutti, tutti. oggi siamo al parco di Ibaraki, si chiama Seaside Park Hitachi. Sì, questo parco è gigantesco e in questo periodo è famoso per la nemofila. Sì. Vedete, ci questo. Sono vari parchi, cioè vari campi di fiori. Questo periodo è famoso per questo fiore qui. Anche questo è Premier, quindi attivate sì. La chat. Sì, purtroppo oggi qui c'è tantissimo sì, vento, quindi speriamo che andrà bene. Nel caso sì. dove sarà inascoltabile, togliamo il volume e mettiamo un po' di musica. Vabbè, che okay, andiamo. Andiamo. Allora, già si vede da qui. È bellissimo. Sì, sì. Questi sono nemofila. Adesso camminiamo fino a su, no? Mm-hmm. Andiamo. Andiamo. Ci sono tante persone oggi qui. Sì, anche c'era un grande traffico prima di arrivare, 2 chilometri di fila per entrare nel parcheggio. E qua si può venire anche coi cani. Sì, abbiamo guardato, abbiamo visto tante cani. È un buon momento per farsi una passeggiata. E ovviamente c'è tutta questa gente perché questo periodo, cioè questo campo è molto famoso, quindi tutti vengono adesso. Sì, anche abbiamo questo pagato periodo, sì. 700 yen a persona. A testa, sì. E però varia, il prezzo varia. In base ai periodi il prezzo varia. Là c'è una casa antica anche, dopo andiamo. Sì. I colori belli, no? Sì, molto belli. Poi secondo me giallo e azzurro stanno molto bene insieme, a me piace. Ah, qui tutti fanno la foto, eh. Si vede molto bene qui. Tanta gente. Sì. Tutti qui. È bello perché quando fanno vedere le foto, no? Stanno sempre da sole nelle foto. Sì. Come fanno? Guarda quanta gente che c'è. Fanno mattina presto, sera un po' tardi, no? Quando, dopo che hanno chiuso. No. Oppure sono stati chiamati da questo posto. Secondo me sì, se no è impossibile. Quale strada vuoi fare? Qui o lì? Vabbè, facciamo qui. E qui c'è era impossibile fare live perché non c'era connessione, no? Zero proprio. Per aprire un sito ci abbiamo messo 3 minuti prima. Ah, però dopo, quando ho provato, c'era un po', sì. Però non so se è sufficiente per fare la live o no. Guarda che bella la gente in mezzo ai campi gialli. Anche ci sono le case. Sì, dopo le andiamo a vedere quelle case. Sì. Comunque questo è bello, no? Sempre chi fa foto che si mette un po' in mezzo e blocca tutto. Certo. Anche qui. Bello da vedere, proprio bello. Oggi è proprio bella giornata, solo peccato vento.
Però non è freddo anche se c'è questo vento fortissimo. Fortunatamente dove si passeggia è cementato, perché ieri ha piovuto tantissimo, diluviava, quindi sicuramente, infatti il parcheggio era tutto fango, no, sarebbe stato impossibile. Tantissima gente, no? Sì. Sembra un serpente. Come quella la strada di Goku, Dragon Ball. Sì. Il serpente di Genova. Ah, tanti tavolini per fare picnic anche. Sì, qui sotto si può fare picnic. Guardate, è bellissimo. Bello. Colore belli, eh? Qua è ancora più bello il colore. Vento così forte, perciò si vede anche verde. Adesso siamo arrivati alla piazza, Vento troppo forte qui. Ancora dobbiamo salire così, no? Sì, così. Troppo forte questo vento. Sì. Abbiamo cercato di fare due foto, è impossibile. Ci stiamo sedendo sulla pietra grande. E di fronte c'è il mare da quella parte. E sembra un po' un porto però, quindi non è molto bello da vedere. Adesso stiamo tornando giù. Sì. Vento fortissimo, eh? Sì. Non si sente proprio niente. Qui c'è anche mare. No? Un po' freddo qui su. Ah sì? La gola no. Sì, è un po' freddo. Ah. Sì, è anche coprite. Sì, sì, sì. Portate qualcosa per coprire. Sì. Sicuramente è sempre così forte. E non veniteci magari il weekend, veniteci i giorni durante la possibile settimana. Sì. Sì, tanta gente anche, e tanto traffico. Per arrivare qua non abbiamo detto, c'è sia il treno che l'autobus. Sì. Da Tokyo, quindi si può arrivare facilmente. Sì, sì. Ci sono come sempre le bancarelle, e quindi non rimanete affamati, non nessuno sì. Vi lascia affamati. Però si può usare solo contanti, quindi dovete portare contanti. Carta di credito forse non si può usare. Qui, questo vi porta forse all'ingresso, no? Però costa un sacco, costava 300 yen. Andata, se ti fa fare un bel giro di tutto il parco va bene. Sì. Se è solamente 200-300 metri. No, tutto il parco. E per tutto il giorno abbonamento 605 euro. Ah. Magari sei. Quindi chi viene no, dalla mattina presto forse va bene. Però chi non viene, chi non vuole stare tutto il giorno qui e non vale la pena. Però vedi anche tanta gente in bici. Sì. E qui giù aspettano. Autobus. Hanno trenino. Un ciuffitto. Eccolo. C'è un altro questo. Seaside train. Salutano. Sì. Come cane, no? Sì.
Così. Siamo scesi. Adesso andiamo a vedere l'altro posto, no? Sì. Andiamo. Adesso guardate dietro, bellissimi, no? Così. Qui sono tante persone. Siamo saliti fino alla fine. Adesso siamo scesi. Qui dove siamo scesi è per fare barbecue, picnic, no? Tanto fumo. Sì, anche qui ci sono tante bancarelle. Buono, quello è quello che abbiamo mangiato l'altra volta, il sgombro, che? Tipo sushi, però lo sgombro è cotto. Quello là, no? L'abbiamo mangiato al tuo compleanno. In live. Quale? Lo sgombro. Arrostito. Com'è il sushi? Boh. Ah, sì. E dove? Prima bancarella, vedi? Ah sì, yakisoba sushi, c'è scritto. Sì, sgombro, rostito sushi. Ah, così è. Tanti bancarelle, no? Che abbiamo visto prima che siamo venuti qui, no? Anche all'ingresso, anche a mezzo alla strada. Pieno, pieno. Adesso sto aspettando Viviana, bagno. Qui è dietro, bellissimo, guarda. Questo posto senza vento, perfetto, molto bello, però con vento, se volete fare video, è un po' difficile. Adesso Viviana vi spiegherò come funziona questo posto. Allora, se vi serve il bagno, andate qui dove ci sono le bancarelle, perché ce ne sono tanti. Qui, no? E sono tutti WC, con, diciamo, proprio col WC. Mentre quelli che sono all'entrata sono quasi tutti alla turca, quindi un po' scomodi forse. Quindi venite quindi qui. Qui, sì, sotto l'albero grande, qui, questo. Adesso stiamo andando verso Casa Vecchio, Sì. E andiamo a vedere Casa Vecchia. Sembra molto antica, no? Sì, il tetto è proprio di quelli di paglia antichi antichi. Sì. Vediamo un po' più da vicino se è vero o se è finito. Adesso dietro di noi ci sono i fiori che si chiama Nanohana in giapponese. Sì, in italiano forse fiori di colza, però non sono sicurissima. Anche si vede la casa antica qui dietro, no? Sì, adesso andiamo. Sì. Guardate che bei colori. Sì, bellissimo. Sì. Forse è più bello questo come colore perché è più acceso dell'azzurro. Però vabbè, sono belli tutti e due. La combinazione perfetta. Sì. Andiamo. Camminiamo. Là non si può, vedete. Qui c'è l'acqua, quindi dobbiamo aspettare questa ragazza. Dai. C'è l'acqua in mezzo così. Perché ieri ha diluviato. Ma pericolosissimo. Anche qui. E tutti fanno selfie qui. Che troppo bello, eh. È troppo bello questo giallo. Poi c'è un bel sole oggi. Sì. Quindi. Guardate, bellissimo. Tutto intorno. Circondati dai fiori. Sicuramente ci sono anche altri campi, però non saranno fioriti. Ma sono periodi diversi. Anche lì c'erano i tulipani, ma ormai sì. I tulipani sono sfioriti. Anche qui è autunno, molto bello, Sì. Sicuramente torneremo anche in autunno. Vero? Sì. Qui. Eccoci qua. Siamo arrivati. Casa antichissima. Vecchio. Si può entrare, Secondo me sì.
sì, Bimbo è entrato. Ah. Guardate tette così. Interiamo anche noi. Ah, qui Genkan. Genkan così alto? Genkan è ingresso. Sì. Anche tatami. Tatami vecchissimo. Così è... Ah, hanno messo quello per la festa dei bimbi, no? Perché tra poco questo è la sì. festa dei bimbi. 5 maggio. Intorno così è muro, come? Sembra fango? Sì. Fango e legno. Sì, ma qui era tutto giardino, no? Anche qui ci sono i bambù. Spero di rilassarsi, no? Qui. Entriamo? Ah, da qui. Bellissimo te. Riso, no? Sì, questo è kama. Qui sarà buonissimo. Sì, il riso, qui fanno riso. Sicuramente è buono. Con fuoco, eh. Mettono legno qui. Invece questo si chiama irori. E fanno pesce, ti ricordi? Con pesce con spiedino. E mettono qui. Psst. E fanno anche fanno nabe, tutto buonissimo, bella bella la casa antica, sì. Molto carina, carinissima dentro, sì, anche sì, sì, sì. E questo posto va bene, no? Si può rilassarsi tanto, sì, sì, sì. Camminiamo, possiamo guardare un po' la strada E poi facciamo vedere la mappa, dai, così capite anche quanto è grande. Qui anche si può passare. Chi vuole fare BC è, no? Sì, tanta gente. Molto comodo. E ci sono tanti cani qui. Sì. Ovviamente anche per loro c'è il servizio fotografico. Sì, sì, ricordate, sì. Anche ai Sakura glielo faceva. Sì. Ah, lì c'è scritto. Ah, siamo venuti da ovest, quindi qui. Giriamo destra. Ma non siamo passati, no? Qui. Quando siamo venuti. Siamo passati dall'altra strada. Vabbè. Molto diverso di Tokyo. Sì, sì. Dove si sente natura. Ah, hai sentito? Sì. L'uccello. Strano, non è un corvo. C'era. No, sì, sì, certo, l'ho visto. Sì, era comunque gigante, corvi, come piccolo gatto. Anche qui ci sono tante bancarelle, no? Sì. E abbiamo già fame, famissimi. Sì. Perché ogni passo... Sentiamo un odore sì. diverso. Anche qua castagne. Ah, castagne, buono. Yakiguri, guria. Buono, sembra. 500 yen, sì. Quante? Ah, poco, poco. 5 pezzi, no? 5, 10.
qui è comodo, eh? Quando c'è sì. vento forte come oggi. Sì. Che è chiuso. Ah, lì si può affittare bici. Sì, affittare bici. Cycle center. Anche qui c'è bagno. E tante bancarelle. Questo è il bagno che dicevo, no? No, l'altro, forse è uguale. Per dentro non sappiamo se è pulito o no. Ci sono tanti cani, eh? Sì, beh, ogni tanto dove si possono portare ne approfittano. Ah, qui vendono Miyagi. Immancabile, no? Sì. Qui fanno vedere le fioriture migliori durante ogni stagione, cioè più grandi che ci sono qui. Quindi la primavera... Sì, adesso questo, è autunno così. Vedete? Bellissimo in autunno. Sì. Vabbè, anche adesso sono sì. belli, eh. Vedi, 30 anniversario. Guardate che grande questo parco, eh. Siamo qui all'ingresso. Tante cose da vedere. Qua è il campo di Nemo, dove c'è Nemofila. Anche l'altra parte ci sono tante cose, eh. Anche per i bimbi va bene, no? Qui davanti all'ingresso c'è fermata dell'autobus, eh. Di JR Bus, eh. Vi porta fino alla stazione di Katsuta JR. Quindi potete venire in Torino fino a Katsuta JR, sì. Stazione di Katsuta. Sì, secondo me non ci mette tanto. Sì. All'entrata. Anche qui c'è scritto orario. Adesso weekend così. Ah. 3 allora. E ricordatevi questi due simboli. Questo è sabato e questo è domenica, quindi weekend. E giorni feriali. Allora, abbiamo finito tutto, facciamo un po' recensione. Sì, a me è piaciuto. Anche a me è piaciuto, però solo vento, sì, questo è il sì, problema. Sì, magari sì, controllate meglio che, qual è il meteo per la giornata che volete dedicargli. Sì, il prezzo comunque 700 a testa per entrare. Non è tanto. Non è tanto. Perché comunque è bello grande, sì, se fate un bel giro, ci spendete tutta la giornata, va bene. Se venite in macchina 500 yen per parcheggiare, quindi per due persone in totale sì, circa 2000 yen. Sì, vabbè. No, comunque è un bel posto, sì. un bel paesaggio, quindi consigliato. Sì, anche ci sono l'autobus sì, sì, sì. vi porta fino a qui, da Tokyo. Anche c'è Torino, sì. da Ueno. Sì. sì, quindi meno stress comunque, se non volete guidare vi portano, così al ritorno potete dormire, sì. siete pronti per la Secondo serata me è pullman a Tokyo. Meglio, sì. No? Sì, 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 sì. Sì, quindi se avete l'occasione anche potete venire un giorno qui. Sì, sì. sì se magari perdete la fioritura dei Sakura potete venire a vedere sì. la fioritura dei Nemofila. Nemofila. E anche voi fate la foto, per sì. pubblicare Instagram. Mi raccomando. Vabbè, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Anche seguitemi ai social net, per favore. Ok, grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Ora! Buon weekend!